Allora, io ricevo notifiche positive. Ok, benissimo. Potremmo esserci. Io sto facendo i miei controllini, come sapete, del caso. Vedo se siamo live, se è vero davvero. Allora, le notifichine stanno arrivando. Adesso vi faccio vedere anche il mio facciottino. Quindi vediamo. Clic. Benissimo, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Bene, iniziano ad arrivare i commentini. Adesso scopriamo anche chi ci sta commentando. Sapete che i miei potenti mezzi ho computer da una parte e il telefono dall'altra. Benissimo, ok, bene. Allora, vedo Raffaella. Ciao Raffaella, benvenuta. Bene, scusateci il ritardo, ma la mia connessione ha preso malissimo il caricamento del funzionale di oggi e quindi si stava rifiutando di andare in diretta in maniera un po' dignitosa con voi. Quindi Elena dall'altra parte mi vedeva pixelata e mi sentiva con l'eco. Quindi abbiamo fatto un po' di controlli, un po' di aggiustamenti e siamo con voi. Benissimo. Allora, mi raccomando, aiutatemi a capire se mi sentite, se mi vedete. Scrivetemi qui sotto. Io sto vedendo che ci siamo, quindi benissimo. Oggi puntatona importante perché? Perché continuiamo a parlare del super mega argomentone di questa settimana. Sapete che abbiamo fatto una settimana con un solo argomento, ma essendo un argomento molto cicciottoso, diciamo che ne avremmo da parlare ancora per un annetto. Ma abbiamo cercato di toccare i punti più utili sin da subito per i vari professionisti, quindi ognuno di loro ci ha portato dei punti da poter analizzare. Analizzare nella nostra situazione personale da poter già testare. Quindi spero che, come ha detto Sasha, abbiate fatto i compiti, abbiate un po' analizzato, vi siate un po' guardati dentro e abbiate un po' capito queste difficoltà con il sonno che facciotta hanno. Oggi continuiamo il nostro viaggio, capiamo non solo come è fatta l'insonnia, ma come poter dormire bene. Quindi non solo nel male quando non siamo in formissima, ma anche come proprio poter dormire bene. Vedo un altro ciao, io continuo a dare un'occhiata ai miei potenti mezzi. Nel frattempo inizio a dare il benvenuto alla mia ospite, do il benvenuto a Elena, la nostra psicologa, che dovrebbe comparire. Benissimo, ciao Elena. Buongiorno, ciao, ciao Germana, ciao a tutti. Grazie mille di essere qui e grazie mille della pazienza con la connessione. Nessun problema. Come stai, Elena? Come stai in questa giornata? È uggiosetto anche da te? Assolutamente sì, Giuseppe Freddolino che non ci stava proprio più. Allora, sempre per il concetto di adattamento, non ci sediamo sugli allori, ma siamo messi, ecco, alla prova. Quindi, allora, io guardo anche i miei commentini, così vedo. Benissimo. Ciao Barbara, benvenuta. Benissimo. Allora, io accennavo un po' a questo mega argomentone. Anche con te, Elena, abbiamo cercato il più possibile di trovare un focus un po' più specifico. Quindi io ho dato a Elena qualche appiglietto rispetto a quello che anche i miei dogini mi hanno aiutato a capire sulla situazione. E quindi Elena ti chiedo, per fare un po' un'introduzione al mega argomentone di oggi, posto che abbiano già visto il video vecchio, quindi mi raccomando, se non avete ancora visto la nostra prima intervista, vi consiglio, per anche capirci meglio quello che diciamo e perché lo diciamo così, di andarla a rivedere. Ma siamo sicuri che siete stati molto bravi, ci avete seguito. Quindi, come possiamo introdurre questo mega temone dell'insonnia? Che cos'è l'insonnia e che faccia può avere? Come può farsi vedere da noi? Manifestarsi. Esatto, sì. Dunque, io prometto a tutti che cercherò di essere un po' più sintetica perché, come avrete capito, parlo volentieri. E La ci cosa. piaci per questo, però sappiamo che dobbiamo essere un po' più Un po' sunte più e sintetici. La proveremo. cosa è di nuovo doppiamente difficile perché oltre a essere lontana dalla mia natura, bisogna ridurre a qualcosa di molto ristretto un tema che in realtà è molto 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 ampio e poi soprattutto è molto molto sfaccettato perché ha radici nell'organico come nello psicologico come in quello che è legato all'abitudine quotidiana delle persone, quindi insomma è veramente di nuovo un qualcosa di molto ampio, ecco, esatto.
Allora, intanto brevissimissima cappella, nel senso che prima di dire che cos'è l'insonnia, ricordiamoci che cos'è il sonno in termini proprio brevissimi, brevissimi. Allora, intanto gli esseri viventi, tutti quanti, hanno all'interno di loro stessi una cosa che si chiama orologio biologico che risponde a un ritmo circadiano. Cioè intorno al giorno, che è collegato primariamente ai cicli di luce e buio, ma anche a tutta un'altra serie di cose, come per esempio le abitudini quotidiane, e che regola questo orologio biologico il momento della veglia e il momento del sonno. Ok? Diciamo che a livello neurologico, molto brevemente, è collegato a dei recettori sulla retina che colgono la luce oppure colgono il buio, mandano informazioni all'ipotalamo, il quale, a seconda che gli arrivino informazioni di luce o di buio, parla con la ghiandola pineale e gli dice: secerni melatonina, non secernere melatonina. Quindi io la vedrei un po' come esplorando il corpo umano. Sì. Bellissimo, potremmo farne anche una versione del dojo con io e Elena che andiamo in giro e vi spieghiamo le cose. Benissimo, perfetto. Quindi diciamo che dipende sia da stimoli esterni, ma anche un po' da quello che facciamo noi, quindi. Assolutamente, assolutamente, perché poi sa sappiamo, abbiamo detto l'altra volta ampiamente, che il corpo influenza la psiche, la psiche influenza il corpo, quindi anche quando io a livello psicologico mi do delle abitudini quotidiane di un certo tipo, poi vado anche a influenzare i centri nervosi e quindi come poi reagiscono se mi predispongono a un momento del riposo, se mi predispongono a un momento dell'attività. Il sonno, ricordiamoci tutti che normalmente riempie un terzo della nostra vita, facciamo un calcolo di anni, sono tanti annetti, ok? Di fatto è una vita parallela a quella che viviamo a livello di veglia, quindi ha una quantità di funzioni, diciamo, almeno pari a quelle che diamo alla veglia. In parte sono ancora inesplorate, il sonno è oggetto di studio diciamo da secoli ormai, perché parliamo del 1800, quindi siamo. No, ma poi anche prima, insomma, gli uomini se ne sono sempre occupati, perché poi ha un che di molto misterioso anche il sonno, no? Molto affascinante e molto pauroso, quindi affascinante sia Anche. nel positivo sia forse nel negativo. Eh sì, perché poi ecco, ancora una volta facendo un ponte con la volta scorsa parlavamo molto del bisogno di controllo degli esseri umani, eccetera. Ecco, il sonno è esattamente la perdita del controllo, nel senso che chi soffre di insonnia se ne sarà anche accorto, fin tanto che io cerco di controllare, anche controllare l'addormentamento in sé, io non mi addormento. Ok? Quindi per cadere nel sonno dobbiamo mollare il controllo, prima cosa. Perché fin tanto che la mente cosciente cerca di essere padrona della situazione, il sonno non può arrivare. Quindi, dicevo, il sonno è questo mondo immenso, è questa vita al di là di quella consapevole che noi stiamo vivendo, e pare che abbia davvero delle funzioni vitali e importantissime. Recentemente si è scoperto che addirittura durante il sonno le cellule riparano il DNA danneggiato. Questa è una nuova frontiera, si sta studiando solo adesso, ma già si sapeva, per esempio, che il sonno riorganizza le esperienze della giornata, proprio da un punto di vista cognitivo, ripara o comunque ristruttura a livello cellulare,
libera, proprio si libera, è un po' un momento di grandi pulizie di primavera, il sonno, per cui le cellule si liberano dai metaboliti, la psiche si libera dagli eccessivi stimoli della giornata. Quindi, e poi non dimentichiamoci che questa è la parte che sconfifera di più a me, che di notte si sogna. E il sogno è veramente una fetta del nostro lavoro personale e della nostra evoluzione personale che è fondamentale, a volte più efficace di quanto facciamo a livello diurno, perché nel sogno, proprio perché la coscienza ha mollato il controllo, tutte le parti di noi possono interagire e possono dirci delle cose. Ok? Quindi Ok. ecco, questo è in termini veramente iper ridotti il sonno e il sogno. Benissimo. Quindi a maggior ragione il sonno è molto importante ed è quindi anche importante non solo dormire, ma dormire Bene, bene. Ok. assolutamente sì, perché di fatto un sonno disturbato, anche se è meglio di un'assenza di sonno, interferisce con tutti i processi di cui abbiamo parlato prima, per cui interferisce con i processi di rigenerazione cellulare, di svuotamento degli iperstimoli a livello sia cerebrale sia psicologico e di ripristino delle funzioni cognitive e fisiologiche. Quindi diciamo che sostanzialmente bisogna dormire bene. Allora, io non so tra le persone che ti seguono e che ci seguono in questo momento chi ha problemi di sonno. Non vorrei che quello che ho detto stimolasse ulteriore ansia, perché uno se non dorme dice: cavolo, già non dormo, adesso se puoi dormire è proprio così importante. Ecco. Oh, signor, aiuto, ecco. Esattamente. Perché. Okay. Quindi voglio dire, vorreste che si tranquillizzassero, insomma, tutti, nel senso che periodi di insonnia durante l'arco della nostra esistenza ce ne sono, più o meno prolungati, fanno parte dell'esperienza umana. Quindi, ecco, per morire di insonnia ci va, insomma, un periodo, e un periodo veramente tosto, dove il sonno è impedito a livello, insomma, pesante. Cerchiamo un po' di valutare come dormire bene insieme, quindi cerchiamo di dare degli strumenti per capire un po' meglio la situazione, la condizione e poterla anche rianalizzare su di noi. Do nel frattempo il benvenuto anche a Cinzia e a Francesca. Quindi ricordo che se avete delle domande specifiche, mi raccomando, nel frattempo che noi parliamo potete farle o nei commenti o al numero del dojo per forma anonima. Quindi abbiamo detto che si può risolvere, è risolvibile. Quindi di non farci prendere Dal da... panico, Esatto. né dal panico direi, né neanche dal poi dipende da ognuno come reagisce, però c'è anche chi si incaponisce e quindi poi lotta contro l'insonnia, che ovviamente essendo questa lotta una presa di forza, di coscienza, va ovviamente contro il rilassamento e l'addormentamento. Benissimo. Quindi vi direi, prendetevi assolutamente e molto seriamente cura del sonno, ma con tranquillità, nel senso che ci sono molti modi per approcciare l'insonnia, da quelli più soft, che poi vedremo, a quelli più strong, che per quanto possano, insomma, farci storcere il naso, nel caso in cui proprio uno non riuscisse a riposare, a dormire per giorni e giorni e giorni, così come quando uno al febbrone si piglia la pasticca e poi quando la febbre diminuisce non la prende più, insomma. Anche in quel caso, se proprio c'è bisogno circostanziato, e poi uno torna, lavorando su di sé e sulle proprie abitudini, a cercare di ristrutturare, di ricostituire un sonno fisiologico sano.
Ok, quindi salvo una situazione in cui si debba fare un intervento d'urto, ecco come si suol dire, lavoriamo un pochettino invece su quello che è l'ascolto di noi. E una delle mie domande che volevo fare a Elena era proprio questa: quando e perché magari succede che io voglio rilassarmi, io devo rilassarmi, perché a volte anche ci mettiamo questo imperativo categorico e faccio l'effetto contrario. Quindi alcuni dei nostri iscritti ci dicono: alcuni si trovano paradossalmente ancora meglio a fare yoga adesso rispetto che al dojo, perché si sono abituati, hanno creato una nuova abitudine proprio, quindi un nuovo approccio con se stessi. Altri no. È normale questo e può essere una risposta del nostro corpo e della nostra mente? Mi impongo e non mi viene? Allora, in questo senso, tanto siamo tutti adulti, a parte che i bambini ormai ne sono più di noi, però in questo senso mi viene da fare un parallelo tra il sonno e il dormire e la sessualità, ok? Tutte e due implicano un punto di partenza, cioè hanno un punto di partenza comune, e cioè che fin tanto che io non mollo il controllo, né l'una né l'altra mi riescono. No? Voglio dire, nel momento in cui allora sono entrambe attività che, poiché coinvolgono un livello molto più profondo, ma anche molto più alto, quindi molto, molto più completo, l'essere umano, perché ci prendono entrambi, intendo a livello istintivo, a livello anche razionale intellettivo, a livello organico, fisiologico, psicofisiologico, psicologico, quindi ok, richiedono che la persona sia completa per funzionare bene. Se la parte c'è una parte prevalente di noi e non questa completezza, non si riesce. Ancora di più se la parte che prevale è quella della volontà cosciente. Perché, come tutti avrete sperimentato, fin tanto che quella parte che abbiamo detto meravigliosa la volta scorsa, però anche molto limitata nel suo sapersi usare, che è la mente umana, cerca di avere il controllo su tutte le parti, cosa che però non è in grado di fare, interferisce e rende vano il funzionamento di tutte insieme in modo armonico. Ok? Quindi un po' come se il controllo, quindi anzi la volontà del controllo impedisse in realtà quello che sarebbe un controllo sinergico. Quindi come Assolutamente sì. benissimo. Quindi se il cervellino si mette: ah, adesso devo rilassarmi perché se no casca il mondo, forse quello è proprio l'effetto domino che parte della mancata collaborazione tra le nostre varie parti. Assolutamente sì, è proprio impossibile. Ok. Quindi, allora, tornando all'insonnia, mi preme anche dire una cosa proprio per orientare poi anche le persone, nel senso che adesso noi qua ci occupiamo più del campo che mi compete, quindi della parte più psicologica, come dicevamo, delle abitudini quotidiane delle persone, di come la mente si pone rispetto al sonno, eccetera. Però una fetta importante delle insonnie hanno una base organica. Quindi è importante che le persone si ascoltino e identifichino qual è la natura del problema, perché ci sono tantissime problematiche a livello proprio di patologie organiche che sono portatrici insane di insonnia, ok? Il dolore cronico, ma tante malattie, da quelle più comuni, per esempio il reflusso o patologie cardiache, patologie polmonari, l'asma, anche problemi alla tiroide, che hanno tra i propri sintomi l'insonnia.
Quindi queste vanno un attimo discusse con chi ci segue a livello medico, sperando insomma di aver incontrato persone competenti, e sono un'altra fetta. Perché poi anche qua io posso aiutarmi, però se c'è una componente organica, quella comunque prevale. Quella comunque va affrontata, E va ecco. affrontata come tale. Quindi l'insonnia è un effetto secondario, non è un effetto primario. È come se fosse un sintomo di qualcosa. Esatto, esattamente. Poi però c'è tutta un'altra, altrettanto grande fetta di insonnie che hanno una natura più psicologica. E anche qui dobbiamo distinguere perché c'è una fetta di patologie psichiatriche, proprio di quelle gravi e conclamate, che ce l'hanno come sintomo, così come le malattie organiche. Parlo dei disturbi maniaco-depressivi, per esempio, in fase maniacale, quando le persone sono in uno stato di eccitazione costante, per esempio l'insonnia è tipica, così anche come in molte fasi depressive ci sono delle depressioni nelle quali l'insonnia fa parte delle sintomatologie, mentre in altre invece si è più soporosi, eccetera. Però poi, adesso qua mi fermo poi su questo aspetto, ci sono anche tanti fattori psicologici che interferiscono con un buon sonno, un buon riposo fisiologico, che diventano forme di insonnia anche toste, anche gravi, volendo, gravi nel senso che disturbano molto la vita, quotidiana, sociale, relazionale, lavorativa delle persone. Che però non sono gravi da un punto di vista di eziologia, cioè da dove partono. E quindi tante delle nostre ansie sono, scusatemi, tante delle nostre insonnie sono a volte legate o, come dicevo, a situazioni magari di ansia, magari di stress, legate magari a dei momenti traumatici della nostra vita. Insomma, tutte situazioni direi che impediscono al nostro organismo e alla nostra psiche di dire ok, adesso posso lasciare andare. Perché? Perché ci rimangono dentro, perché girano, perché in questo girare attivano costantemente non solo la mente, ma poi anche la risposta fisiologica del nostro corpo. Perché anche questo mi piacerebbe dirvi oggi, ma non ve lo dico perché non ho tempo. Però l'ansia ha un substrato fisiologico, organico, strettamente correlato all'attività psichica. Cioè la nostra mente, quando va in ansia per un qualcosa di astratto, perché nella maggior parte dei casi è astratto nel senso che non è presente qui e ora, attiva il nostro corpo inconsapevolmente e non volontariamente, e qui c'è quella immaturità del sistema nervoso di cui vi parlavo la volta scorsa, lo attiva come se noi stessimo per affrontare un pericolo reale, cioè un dinosauro che ci corre contro, tanto per dirla, in assenza del pericolo reale. Per cui noi ci troviamo con la baraonda delle risposte fisiologiche senza un'azione correlata. E quindi ci spaventiamo di questo corpo che fa delle cose terribili, cioè il cuore che va a 10.000, la sudorazione, tremo. Come se stessi per fare una corsa in Vado in quindi. là. Sì, certo, perché il mio corpo in quel momento è preparato per una fuga o per un attacco, molto banalmente. Ma se io non ho niente da fuggire o niente contro cui scaricare un'aggressività, mi rimane tutta dentro e quello è il disturbo d'ansia che poi ci sentiamo addosso. Quindi capite che in questo caso, quando io provo queste sensazioni, o anche a livelli non eccessivi, che può essere la preoccupazione che mi gira dentro e non riesco ad accantonarla perché per me è importante, ovviamente io vado a interferire con la discesa nel sonno da un punto di vista proprio anche fisiologico, cioè il corpo, così come il cervello non molla, il corpo non si rilassa.
Hai detto una cosa bellissima che per me è importante. Vuol dire che mi rivolgo un po' a quelle persone che a volte fanno giustamente a noi delle confidenze in consulenza, ci parlano e magari si vergognano del fatto che il proprio problema magari non possa essere il più grande del mondo, però dà quel peso che è come se fosse il più grande del mondo. Quindi mi raccomando, anche Elena ci sta dicendo, non paragoniamo il nostro problema a un altro. Sento il peso e prendo il peso per quello che è, mi raccomando. Assolutamente, assolutamente. Sì, il paragone è sempre un grosso trappolone. In realtà ognuno di noi ha una sua esperienza di vita unica. Le cose che lo attraversano, anche se apparentemente a molte sono simili a quelle che attraversano tutti quanti, ma attraversano direi una tela, un filtro che è assolutamente unico e in quanto unico è esperienziato, direi, da quell'unica persona in tutto l'universo e probabilmente per quell'unica volta. In tutto il tempo che esiste. Quindi l'esperienza di ognuno è importantissima e non paragonabile a quella di un altro. Benissimo. Mi sono permessa di spendere 2 minuti su questo perché è un concetto che secondo me è molto prezioso da ripetere, perché così magari ce ne convinciamo anche noi nel nostro cuoricino. Sì, assolutamente, questo è fondamentale perché ognuno di noi direi che dà il suo apporto al creato proprio in quanto unico. E quindi non paragoniamoci e non giudichiamoci in base al paragone che ci è scappato. Sì, che perché succede, non è che non succede, però posto il fatto che ci sfugga questo pensierino, poi lo prendiamo e lo mettiamo lì perché tanto non porta a nulla che può essere utile per il nostro No, benessere. infatti, ecco, proprio a livello pratico, pratico non serve assolutamente a nulla. Ecco. Benissimo. Ok. Tornando quindi sul tema di oggi, quando l'insonnia ha una causa di tipo psicologico o ha una causa legata a quella che si chiama una cattiva igiene del sonno, e quindi magari non un problema. Di cui ci dobbiamo occupare, ma delle abitudini di cui non ci rendiamo conto essere in realtà sbagliate per il sonno, perché magari a noi stanno tanto bene a livello di quello che ci piace, però non funzionano per il sonno. Allora ecco che insorge l'insonnia che può avere insomma, tante sfaccettature, tanti modi per manifestarsi, nel senso che a seconda della forma che prende può essere una difficoltà addormentarsi o frequenti risvegli durante la notte con poi difficoltà a riaddormentarsi, oppure un risveglio precoce al mattino con poi, nel momento in cui io apro gli occhi, il treno dei pensieri che parte e l'impossibilità a quel punto di riprendere sonno. Allora, diciamo che come per tutto quello che ha a che fare con noi e con la nostra psiche, con la nostra interezza, bisogna prendersi cura amorevolmente di questa cosa, cioè non incaponiamoci, non arrabbiamoci, non preoccupiamoci, come dicevo, tutti soffriamo di insonnia nel corso della nostra vita, tutti ne soffriremo quando saremo un po' più anzianotti e quindi siamo anche predisposti per poterla sopportare, per poterla superare, ok? Quindi con calma. Con calma però me ne prendo cura. E me ne prendo cura intanto cercando all'interno delle abitudini quotidiane per verificare quali possono ulteriormente interferire con la mia capacità, con la mia possibilità di rilassarmi e lasciarmi andare. Perché, per esempio, banalmente, tantissime cause di insonnia adesso, in questi ultimi anni, sono collegate a quell'affaruccio che abbiamo sempre in mano, che si chiama smartphone. Se non è quello. Quando non è in mano, comunque
E lì Quelli di appiccicato fianco, a fuoco. esatto. Se non è quello il tablet, se non è il tablet è il PC. Allora, questi device sono veramente nemici del sonno, sia da un punto di vista fisiologico, perché alcune frequenze di luci attivano proprio quei circuitini che dicevamo prima e la melatonina dice ciao ciao. E in parte perché ovviamente quello che guardiamo ci attiva, non ci fa tendenzialmente dormire, e quindi poi una volta che il cervello è attivato e ha superato magari quello che ci dicevamo prima come naturale ritmo biologico del sonno, io poi ho saltato il mio momento dell'addormentamento e sono sveglio come un grillo e ci rimango. Quindi, per esempio. Qui ritorniamo al concetto anche di cicli e di abitudini, quindi a volte mi frego un po' da solo perché spacciocco delle varie attrezzature tecnologiche di vario tipo e magari mi perdo quella roba preziosissima che era l'addormentamento per il mio ciclo. Quindi era Esatto. arrivato il sonnino e io dico: ma sì. Perdiamo un po' di tempo per non dire una volgarità, non cazzeggiamo, insomma, e faccio qualcosa con il mio supportino e l'addormentamento mi dice: vabbè, se non ti piaccio me ne vado. Esattamente, esattamente. Infatti sarà capitato a tutti che passa una certa ora, poi il sonno non c'è più e non si dorme più. Quindi diciamo che allora, diamocela un po' come una serie di regole che ci aiutano, se abbiamo perso il sonno, a ritrovarlo. Quindi siamo un pochino ligi poi a seguirle. Nel momento in cui uno dorme regolarmente, può tranquillamente, insomma, strafare quella volta e non succede niente. Però se abbiamo problemi di sonno, diciamo che ci sono alcune cose che per un tot di tempo, a cui per un tot di tempo dobbiamo fare attenzione. Allora, una sicuramente sono tutti i dispositivi elettronici. Possibilmente vanno proprio staccati di notte, nel senso che anche il wifi andrebbe spento, cioè tutto ciò che è un'emissione di onde dovrebbe essere in qualche modo switchato. Messo in modalità aerea, insomma, comunque qualcosa che non interferisca, che interferisca il meno possibile. Tanta importanza anche all'alimentazione, perché ovviamente anche se abbiamo un buon sistema digerente, cibi pesanti o l'abitudine di mangiucchiare davanti alla televisione la sera, impegnano lo stomaco, impegnano l'organismo nella digestione, e anche quella è un'attività che va mantenuta anche quando si dorme, ma poiché quando io dormo tutto rallenta, se io ho una digestione in corpo, ovviamente la digestione si blocca e va poi a interferire con il sonno. Quindi Ecco, bisognerebbe. qui, scusami Elena, ne abbiamo parlato tanto anche con Francesca, la nostra nutrizionista. Ecco perché io ho chiesto mano a mano, ok, vedete la rubrica, vedete l'appuntamento, provate già ad applicare. Quindi anche Francesca ci ha dato qualche cibo a cui fare attenzione, qualche modalità a cui fare attenzione. Il mio consiglio è stato: testalo subito, fallo già da stasera, da domani, così puoi anche solo escludere una delle possibili problematiche. Ti dici: va bene, il mio pancino e il mio stomacchino non li bisfratto più di tanto e quindi posso testare altro. Quindi io spero e prego sempre che i consigli che noi vi diamo vengano poi applicati, ok? Ok, riprendo. Quindi, appunto, il cibo ha anche una grossa importanza, l'attività fisica ha una grossa importanza, cioè nel senso che prima di dormire non vado a fare i 100 metri o la partita di pallavolo, nel senso che anche questa è un'attività fisica che sì, per carità, stanca, però è molto attivante, molto eccitante. Evito le sostanze eccitanti, non solo le situazioni o le attività, perché anche quelle poi insomma, hanno un'onda lunga, per cui io poi prima di riuscire a rilassarmi ci metto un sacco di tempo. Ma allo stesso tempo vi direi anche di evitare
di usare il letto come se fosse un divano, una poltrona, un tavolo, nel senso che è anche importante, proprio da un punto di vista mentale, che la stanza e il letto siano collegati al momento del riposo. Ci aiuta a predisporci psicologicamente all'entrata nel sonno. Quindi, insomma, in questo senso, direi che possiamo aiutarci non solo guardando le abitudini che abbiamo e cercando poi di modificarle per aiutarci, ma anche predisponendo noi stessi, nel senso il nostro corpo, la nostra mente e l'ambiente fisico all'idea del sonno. E quello che io chiedevo a Elena, ci può aiutare a fare una sorta di nido per andare a dormire? Assolutamente sì. Ah, assolutamente sì. Ecco, però lì è una banalità, ma ve la ripeto. Cioè, se io faccio questa cosa dicendo così stanotte devo dormire, così stanotte riuscirò a dormire, potete farvi il nido più bello che avete. Potete anche mettere. Foto e la lasciate lì perché poi ciccia. Esatto, come dico a volte mi fa ridere, potete mettere nel diffusore lo Xanax, ma non dormite lo stesso. Quindi questa cosa va fatta nell'idea di fare proprio una cosa carina, coccolosa per noi stessi, come un atto d'amore, come predisporremo una bella culla per un nostro bimbo piccolo, ecco, con quel piacere lì. E poi ascoltando anche quello che ci fa più piacere, nel senso che ci sono delle cose oggettive che valgono un po' per tutti, per esempio la scelta dei colori, la scelta dei profumi, la decisione di quanto buio fare, di quanta penombra lasciare, eventualmente un sottofondo musicale, la copertina che ci fa più piacere avere addosso, il pigiamino che ci piace di più. Ecco, insomma, queste sono cose che sono, dicevo, in parte soggettive e in parte oggettive, perché ormai, poi di questo Sasha ve ne parlerà meglio, però voglio dire, si sa benissimo che gli oli essenziali, per esempio, hanno un'efficacia, un effetto potentissimo da un punto di vista sia psichico sia organico. E così come i colori, anche i colori hanno un effetto potentissimo. Sappiamo benissimo che il rosso, insomma, il giallo e l'arancione sono colori che non vanno bene per chi vuole riposare, mentre il verde è un colore particolarmente rilassante e il blu è un colore che porta verso l'introspezione, quindi anche quello è un colore che aiuta l'addormentamento. Mi permetto di dire che lo sappiamo, però non tutti lo fanno. Quindi anche qui è il concetto di non solo saperlo e poi mettere lì l'informazione, il libricino nella mia libreria e non esiste più, ma sfoglio il libro, lo testo, provo come va su di me, perché magari su di me, ad esempio su di me il pigiamino pulito, anche se io soffro di insonnia, comunque il pigiamino pulito fa il suo effetto. Lenzuola pulite, pigiamino pulito, l'oletto essenziale in diffusione. E già è una grossissima mano, cioè paradossalmente è uguale a fare meditazione prima di andare a nanna, Sì, uguale. ecco, adesso qua mi viene da dirti una cosa che non è ancora in linea con quello che dicevo, però è importante. Se siamo condannati all'insonnia, a quel punto è molto meglio passarla il più serenamente possibile, nel senso che se non dormo e mi arrabbio, mi preoccupo, mi incaponisco, oltre a non riposare bene, mi stancherò ulteriormente. Quindi, se proprio non dormiamo e non c'è neanche colore o olio essenziale che tenga, o libro noioso per farci addormentare, o trasmissione marzulliana, almeno mi metto lì e utilizzo bene quel tempo. È comunque un tempo regalato per me. Quindi mi metto lì e a seconda di quello che sento, perché
Ascoltiamoci, non è detto che una cosa valga sempre, magari vale una volta sola, la volta dopo ne vale un'altra. Ma ascoltiamoci perché io posso mettermi lì e farmi, insomma, voi fate tutti yoga, per cui potrei mettermi a fare un bel ciclo di respirazione, un bel rilassamento, perché comunque è provato che il rilassamento fatto con lo yoga produce degli effetti simili al sonno, quindi comunque è rigenerante. Allora mi posso dedicare un po' a quello, ma senza aspettative, cioè proprio facendolo per farlo. Oppure se non riesco a stare nel letto, mi alzo e faccio una torta, perché ne so, io o come dicevo, mi prendo un libro che non ho mai guardato, ecco, eviterei comunque attività di nuovo che portano molta attivazione a livello cerebrale o a livello fisico, perché se poi c'è una speranza di riuscire a dormire, quella me la toglie, ok? Non farei le pulizie di casa, anche solo per i vicini che magari dormono. Mi addormento, ma perché mi tirano un mattone sul Ecco, beh, cervello. anche quella una soluzione, un po' definitiva, però. Ecco. Per cui tutte le attività che però portano un rilassamento. Perché no, un bel bagno caldo con magari qualche profumo, qualche sale, ecco. Vanno tutte bene, sono comunque una cura di sé nell'ambito di un rilassamento. A quel punto non ho dormito, ma ho comunque riposato, e ho comunque dedicato a me quel tempo. E poi entrare anche un po' nell'ottica del pazienza, ok? Non dormo oggi, non dormo domani, non dormo dopodomani. Se poi tra 10 giorni non dormo, piglierò un pillolino, ma magari invece tra 10 giorni dormo e poi recupererò con calma. Ecco, non sono in punto di morte per quello, anche se poi capisco, perché ha toccato anche me l'insonnia e ogni tanto mi tocca, quindi capisco benissimo, anche se poi più che altro dura la giornata dopo, ecco. Però anche lì siamo buoni con noi stessi. Il giorno dopo non chiediamoci troppo e non arrabbiamoci troppo se non siamo in grado di, magari diciamo qualche no in più. Perché poi tanto è tutto transitorio, quindi se si perde qualcosa oggi, poi domani o dopodomani avremo modo di recuperarlo. La vita ce la dà questa occasione. Ok? Quindi, Quindi. in sostanza, ci perdoniamo di non dormire. Ma sì, Si può perdoniamoci. fare. La dottoressa Perdoniamoci. dà l'autorizzazione, quindi scrivete, si può fare. Guardate, se sapessimo tutti il potere del perdono e quanto è difficile raggiungere il perdono, perché non è quella cosa semplice che ci viene insegnata generalmente. Il perdono è qualcosa di molto, molto profondo, di molto, molto personale. Se sapessimo quello, credo che la maggior parte di quelli che fanno la mia professione ne farebbero un'altra, sarebbero a spasso. Diciamo che è difficile, quindi una manina effettivamente per ora ci serve. Sì, ahimè sì, ci serve perché non siamo proprio educati al perdono, anche se poi cristianamente cioè abbiamo la bocca piena di amore e perdono, ma arrivarlo è un lungo, 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 lungo percorso personale, anche molto, molto tosto. Quindi perdoniamoci di non dormire, facciamo di tutto per dormire, preparandoci prima e modificando in parte le nostre abitudini. Poi prepariamoci psicologicamente, perché adesso arriva la sera, adesso arriva il buio, è il momento di dormire, non è il momento dell'incubo perché non dormo, è il momento di provarci. Di provare a lasciare andare. Come dicevo, predisponiamo l'ambiente, predisponiamo noi stessi e il nostro corpo rilassandoci il più possibile. Quindi, appunto, chi fa yoga facendo yoga, chi non gli viene in questo momento non facendo yoga, non è grave. Quindi non è grave farlo e non è grave non farlo. Cercando il più possibile, appunto, di lasciare, mollare il controllo. Perché, come dicevo, il punto focale è proprio il controllo. Cerchiamo anche di portare per quanto possibile il pensiero ad un'osservazione di se stesso.
nel senso che invece di cercare di controllarlo, e anche questo secondo me lo yoga è uno strumento che vi aiuta, invece di controllare il pensiero, come sapete, lasciatelo scorrere, invece, non cercate né di bloccarlo né di arrabbiarvi perché è arrivato e non lo volevate. Lo lasciate correre, è anche un buonissimo allenamento per lasciare andare. Che è una cosa fondamentale per il nostro benessere psichico. Se volete proprio lavorare sul pensiero, portate pensieri che io detesto il pensiero positivo, ma portate pensieri sereni, no? Nel senso che può esserci un ripercorrere la giornata soffermandosi sui momenti buoni, sui momenti che ci hanno dato qualcosa di bello, di costruttivo. E poi, appunto, come dicevo, prendetevi cura del corpo anche. E quindi un bel bagno caldo, una tisanina se non soffrite di reflusso o di acidità. Perché no, se già avete un po' di paura di non farcela, chiedete a Sasha, ma ci sono tantissime erbe buone, 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 che se uno ha l'insonnia tosta non aiutano moltissimo, ma se è più che altro una difficoltà a rilassarsi per qualche paura di non dormire, eccetera, danno una mano, c'è la passiflora, c'è la valeriana, c'è la melatonina, c'è il bianco spì, dimmi. L'altro giorno ci ha portato proprio tre erbe in particolari, belle toste anche, quindi vi ricordo che prima di prenderle, mi raccomando, piuttosto fissiamo una consulenza con Sasha e ne parliamo. Ne ha già portate tre. Ha anche spiegato quali possono essere più adatte magari a un tipo di insonnia, tipo il criceto del cervello, come lo chiamiamo noi, che è lì sulla ruota, gira, gira, gira e non si ferma, non scende neanche per farsi un sonnellino, oppure il criceto che si sveglia molto presto al mattino. Quindi Esatto. c'è anche lì la rubrichina, mi raccomando, vi consiglio anche in questo caso di guardarla se non l'avete ancora fatto, in caso Sasha è a braccia aperte che vi aspetta per parlare un po' della gestione dell'erbetta che è un pochettino strong, magari se io assumo dei farmaci ne parlate direttamente con lei, No, mi raccomando. assolutamente certo. No, ma ecco, per me è importantissimo che nel prendersi cura di sé non si abbia poi anche timore o remore nell'aiutarsi anche con qualcosa di naturale. Come hai detto tu, io ribadisco, come per qualsiasi cosa, ci vuole il professionista che ti sappia dire sia che cosa è meglio per te, sia soprattutto anche il dosaggio, perché il fai da te nel dosaggio e nella scelta delle erbe, così come ancora peggio dei farmaci, non va bene, perché rischia di creare più danno che beneficio. Soprattutto poi quando appunto magari ci sono altre patologie concomitanti e quindi si prendono anche altri farmaci. Però ecco, mentre mi rilasso, mi faccio il bagno, mi preparo la cuccetta, mi metto il pigiamino pulito, mi metto l'olio in diffusione, metto magari una musichetta. Io per esempio ho scoperto in un periodo in cui io soffro di acufene, quindi capite che la mia insonnia per un bel periodo è stata collegata a questo simpatico orecchio che parla continuamente. Io per un periodo ho cercato banalmente su YouTube delle frequenze che sono frequenze che si connettono con le frequenze cerebrali e aiutano il rilassamento e mi mettevo un'ora o due di quelle che mi coprivano il suono dell'orecchio e questo può anche servire per chi magari ha dei suoni molesti dalla strada, eccetera, e aiutano anche lì da un punto di vista fisiologico il cervello a rilassarsi. Quindi ci sono veramente tantissimi strumenti che possono essere utilizzati, dobbiamo proprio solo concentrarci, ripeto, con molta calma e molta coccolosità sul fatto di farlo per noi stessi. E se poi non ci riesce, pazienza, ci si riuscirà la volta dopo. Vuol dire che il giorno dopo, se riesco, mi tolgo un appuntamento e mi rilasso un po' al posto o faccio un po' di rilassamento yoga, quei 10 minuti, quarto d'ora, che comunque mi porta un beneficio. Grazie.
Se poi niente di tutto questo, vi dicevo, funziona o non funziona in un modo efficace, allora è l'ultima spiaggia, però non è da sentirsi in colpa se vado dal medico e dico per favore mi dia qualcosa per dormire, pensando di farlo responsabilmente e cioè di non risolvere a lungo termine l'insonnia con un farmaco, ma di usarlo quei 2 o 3 giorni che mi permettono di recuperare un po' e poi ci riprovo. Magari anche se lo prendo solo da 2 o 3 giorni scalandolo senza toglierlo insomma, in modo brusco. Anche lì sempre facendolo in modo gentile con noi stessi, perché se io introduco qualcosa di violento nel mio organismo, anche toglierlo in modo violento non va bene. Quindi, in questo senso, i farmaci ne hanno sperimentati, ne hanno inventati un'immensa quantità. Se avete un medico di fiducia saprà anche orientarvi. Però, ripeto, l'ultima spiaggia. Cerchiamo prima, di lavorare sulle abitudini e sulla cura. E sulla cura. Ecco, diciamo che forse anche il farmaco può essere preso con dolcezza o con violenza. Quindi, Assolutamente sì, assolutamente sì. anche l'approccio mentale con cui io prendo una cosa è importante, perché questo forse ci dà anche la risposta. Totalmente, sì. Ecco, ci dà anche la risposta alcuni dogini mi chiedono: ma perché io adesso non mi riesco a rilassare con lo yoga? Io voglio rilassarmi con lo yoga. Ecco. E anche la modalità con cui io approccio il mio strumento, che sia uno strumento fatto in una maniera o nell'altra, approcciatelo con dolcezza per prenderci cura di noi e non perché deve funzionare. Assolutamente no. Lo faccio, lo testo, se funziona benissimo, se funziona poco miglioro, e se non funziona proverò qualcos'altro in un altro momento. Mi raccomando. Assolutamente. Assolutamente. Così, se non altro, non aggiungo danno al danno, nel senso che se poi io già devo patire una cosa e in più mi frusto perché devo patirla, capite che ecco, l'efficacia del tutto è minima. Quindi. Ok, benissimo. Allora, io nel frattempo do anche il benvenuto a Loredana, che non ho ancora salutato, ad Andrea, che non ho ancora salutato, e anche a Barbara. Benvenuti. Allora, ricordo che se avete domande specifiche, le accettiamo sia adesso nei commenti, sia sul numero del dojo, se ovviamente non avete piacere di mostrare il vostro nome all'universo mondo, quindi non vi preoccupate. Allora, Elena, il prossimo punto. Perché ci siamo dette anche un sacco di cose di cui parlare di oggi, in realtà. Io guardavo l'ora, Sì, lo so, anch'io sto guardando là. quindi se vuoi elencarli e poi ce ne prendiamo cura, carico la prossima volta, insomma, dimmi tu, giusto per non fare di nuovo un poema omerico che non, insomma, non è funzionale a chi ascolta. Allora, importante, se avete domande, dubbi, perplessità e incertezze, mi raccomando, fatecele. Io ho i miei appuntini, perché ho preso anche appunti su questa, così riesco anche a sintetizzarvi nello scritto, perché se no mi perdo anch'io. Allora, in realtà i punti base li abbiamo toccati o ci manca tanto? Come siamo messi, Elena? Ci manca tanto? No, i punti base li abbiamo toccati, poi se vogliamo ce ne sono tanti che da qua partono e possono essere molto interessanti da approfondire. Ok, ad esempio anche io e Elena avevamo avuto un'idea che vorrei sapere se è gradita anche a voi e quindi ce lo dovete far sapere, di parlare un pochettino un po' meglio dei sogni. Ma siccome è un altro universo mondo e quindi parlarvene adesso e accennarlo solo dispiaceva Elena e dispiaceva a me perché è una cosa cicciosetta, volevamo parlarne un po' più nello specifico, magari anche accogliendo un racconto o più di piccoli sogni, quindi da valutare insieme, anche grazie a Elena, una possibile interpretazione. Quindi si potrebbe aprire la rubrica dei sogni, che è tanto bella da dire, cioè, mi viene allegria solo a dirla. Ecco, benissimo, Cinzia sta già dicendo sì, quindi Sì, io faccio una premessa. Per interpretare un sogno bisogna contestualizzarlo, bisogna conoscere la persona, eccetera. Per cui possiamo in qualche modo giocare, nel senso che alcune cose possono così darmi
l'idea che potrebbero, ok, voler dire a alcuni, insomma, però, ripeto, in modo molto, molto superficiale, giusto per addentrarci nella materia, perché... Ecco, così chiudiamo come abbiamo iniziato. Il sogno presuppone che tutte le parti della mia psiche, da quelle più alte a quelle più basse, siano compresenti. Quindi attraverso il sogno una parte della mia vita psichica molto importante si sviluppa, si dipana e si evolve nel corso di tutta la mia esistenza. Quindi sono l'altra metà della mia vita psichica, ecco, quindi sono una meraviglia. Ecco, importante, ha fatto bene Elena a dirlo, non è che li interpretiamo perché siano adatti alla vostra persona, perché come al solito non è una consulenza, non è una seduta specifica, perché c'è altra sede, c'è altro modo, ci sono altri tempi, però possiamo giochicchiare insieme trovando un po' la parte anche interpretativa personale, forse ci dà anche uno spunto positivo nel capire che cosa è per noi. Francesca ci fa una domanda. Ho letto. Sì, interessante e complicata. Francesca è la nostra nutrizionista, quindi è la professionista che ha la rubrica dell'alimentazione consapevole. Ciao, domanda: come essere di supporto a una persona che soffre di insonnia? Allora, nel frattempo che ridacchiamo perché è molto complicata la risposta, Elena, ti senti di dire un paio di parole alla buona Francesca? Sì, allora intanto bisognerebbe avere qualche elemento in più di come questa persona soffre di insonnia e di come vive la sua insonnia, nel senso che poi l'aiuto può essere soltanto personalizzato in questo senso. Se è una persona che va in grossa difficoltà rispetto alla propria insonnia, l'aiuto è in quella direzione, cioè a cercare di tranquillizzare, di far sentire la propria presenza tranquillizzante. Se è una persona che soffre di insonnia ma ha problematiche nel vederlo come un problema e nel farsi curare, l'aiuto può essere aiutarlo ad andare in quella direzione. Se è una questione di abitudini, come dicevamo prima, o di non buona preparazione al sonno, lo si può aiutare mettendocisi insieme per predisporre appunto questa situazione favorevole al sonno. Mi dispiace, devo rimanere sul generico perché bisognerebbe capire la situazione intanto della persona che soffre di insonnia e il tipo di relazione che c'è con chi vorrebbe essere d'aiuto. Quindi se Francesca vuole poi insomma, dettagliare meglio, magari la prossima volta riesco a darle qualcosa di un po' più utile. Sicuramente, visto dal mio punto di vista, quello che ci siamo detti sul accettare un po' la propria insonnia e prendere provvedimenti con amore e con cura, sicuramente forse anche io soffrendo in prima di insonnia è la cosa forse più fondamentale, che io abbia un approccio di amicizia, di amore, di professionalità, forse è la cosa più bella, e come ha detto prima Elena, con queste parole, cioè sì. Prendere provvedimenti, ma sempre senza Assolutamente sì. quello col paraocchi che cammina e va, come dicevamo la scorsa volta, però per amore verso noi stessi e sicuramente ricominciare dalle abitudini che abbiamo detto che sono fondamentali. Poi diciamo che anche lì, se la preoccupazione di chi soffre di insonnia diventa la mia preoccupazione, anche lì io non posso più essere di grande aiuto nel momento dell'insonnia. Quindi tranquillizzarsi anche come compagni o figli o genitori rispetto all'insonnia, perché comunque è una condizione che, soprattutto se non è appunto legata a delle cause organiche che la rendono più complicata, ma comunque curabile, è una situazione che nella maggior parte delle persone è transitoria,
Poi c'è chi ce l'ha anche da un punto di vista un po' più cronico, nel senso che magari si ripresenta spesso, però a un certo punto diciamo che se riusciamo a sopportarla vuol dire che ne abbiamo le possibilità e quindi non, ecco, non accaniamoci, né contro chi ce l'ha né contro noi stessi se ce l'abbiamo. Accanirsi non intendo solo da un punto di vista di rabbia, ma anche accanirsi come Dio, Dio, no? Quindi da un punto di vista poi di ansia, di preoccupazione. Tanto anche le cure fanno più effetto se le prendiamo con dolcezza. Scende un po' più nel dettaglio Francesca dicendoci che è il compagno che in realtà ha proprio una predisposizione all'insonnia, quindi sarà una roba di vecchia data e anche familiare. Quindi a questo punto mi sorge la domanda proprio su un piatto d'argento, ma l'insonnia è genetica? Ma sicuramente ci può stare anche, non si parla ancora di genetica, una familiarità ci può essere, Ok. assolutamente sì. Una familiarità o comunque anche una predisposizione proprio personale, perché ci sono persone che, per esempio, vivono tutta la vita benissimo, senza accusare nessun sintomo, dormendo 4-5 ore a notte. Quindi, non è che siamo obbligati per vivere e sopravvivere a dormire 7-8 ore a notte. Cioè, insomma, po ognuno poi declina il ritmo sonnoveglia sulla sua individualità. Ecco, vabbè. Sei Il la concetto. prova, per fortuna, di quello che dico. Per fortuna il concetto è sempre lo stesso. Se non c'è l'ascolto di me, tutti gli strumenti esterni riescono a fare, sì, a dare una manina magari, perché non, magari non sono acqua fresca, però è sempre più difficile. Francesca ci dice, già la domenica sera c'è questa sensazione già che non dormirà e anche le gocce, che immagino che siano medicine, fanno poco o niente. Quindi di nuovo è il concetto di medicinale che dice la Elena. Sì. Ecco, a quel punto, dunque, se è una cosa, però anche qua io veramente dovrei, insomma, prendete veramente quello che dico in questi, rispetto a queste cose con le pinze, perché bisogna avere tanti elementi in più per poter dare dei consigli, però mi viene da dire, se è un qualcosa che ha una lunga storia, ecco, sto leggendo adesso un messaggio. Se è un qualcosa che ha una lunga storia, che quindi interferisce con la serenità in un modo già abbastanza pesante, bisogna poi anche vedere quanto l'idea stessa dell'insonnia sia incistata, e quindi vada poi a veramente interferire. Guardate che la nostra mente, come dicevo la volta scorsa, ha un potere pazzesco, cioè può non farci rimanere incinta, può farci rimanere incinta, può non farci dormire, può farci ammalare, può farci guarire, ok? Quindi ha davvero un potere poi di agire sul piano fisiologico tosto. Quindi se io ho un'idea incittata di insonnia e una paura o una rabbia o una preoccupazione collegata a questa idea, magari non è più l'insonnia quella di cui soffro, ma è questa idea la causa della mia insonnia. O comunque di un'insonnia magari più grave e più protratta di quello che potrebbe essere, perché magari ne ho una predisposizione, questo ci può stare. Quindi bisognerebbe un attimo approfondire questo, perché se la causa forse principale è una problematica di tipo psicologico, andrebbe forse affrontata su quel piano. Non è il mio caso perché non è la mia specialità, però so per esempio che ci sono dei terapisti cognitivo-comportamentali che fanno delle terapie mirate molto brevi, proprio per desensibilizzare e cambiare l'abitudine del pensiero quando questo pensiero è fisso e interferisce poi con il nostro benessere. E può essere una fobia, come può essere appunto un'idea ossessiva che
che va poi a, per esempio, in questo caso, disturbare il sonno. Ecco. Però no, non conosco abbastanza la situazione per poterlo dire, mi viene un po' da dire questo. E a Francesca direi, in genere le persone, ci possono aiutare a dirci che cos'è che le può aiutare. Quindi anche aprire proprio un discorso con la persona, ma un discorso che può avere anche una sua lunghezza, una sua durata nel tempo, ci aiuta anche a conoscerci meglio, avvicinarci, proprio per riuscire a capire insieme cosa può essere utile per l'uno e per l'altro e aprire senza tabù. A quello che si sente, a quello che si pensa, sicuramente può dare delle indicazioni più utili di quelle che posso in questo momento dare io, non essendo nella vostra vita. Ecco, diciamo che l'ascolto dell'altro in queste situazioni che sono extra lavoro, è ancora più fondamentale perché l'altro è già un po' predisposto a farci entrare nel suo mondo, quindi magari la comunicazione può essere una grande cosa per anche farci dire qualcosa che quella persona ancora non sa, perché magari Esatto, non si è esatto. proprio reso conto, però magari parlandone. Esatto, guarda, generalizzando, una delle cose che è alla base di tantissimi problemi relazionali, che è un'assurdità e una banalità allo stesso tempo, è il fatto che molti di noi sono cresciuti mangiandola con l'educazione, ma che se uno vuol veramente bene a un altro capisce che cosa l'altro vuole, di cosa ha bisogno, eccetera. Ora, non abbiamo il dono della telepatia, non possiamo essere in ogni momento dentro l'altro, anche perché l'altro ogni momento che è dentro se stesso è diverso. Quindi magari io in questo momento, in base a tutto un universo di cose, ho bisogno di una cosa e non di un'altra. Dirlo non toglie niente all'amore, non toglie niente alla profondità del rapporto, anzi. Anzi, porta tanta ricchezza. Certo, questo presuppone che noi impariamo a dire le cose senza giudizio, senza confronto, senza paura di perdere l'altro, senza. Però di nuovo qua è un altro capitolone. Esatto, infatti lei ti ringrazia perché ci ha detto grazie, e il dialogo c'è, però ha paura di non riuscire a capirlo del tutto, che è quello che stavi dicendo tu adesso, quindi. Ok, Francesca, c'è tempo, quello che non si capisce oggi si capirà domani portando avanti il dialogo. E alcune cose non le capiamo da soli, possiamo farci aiutare, ma non dico, è proprio solo dallo psicologo, qualunque incontro che la vita ci dà, a volte è quello giusto per così portare un raggio di luce magari su un punto buio. Quindi abbiamo tempo, non abbiamo fretta nei rapporti con gli altri, così come non abbiamo fretta di dormire, ecco, in questo caso. E l'obiettivo, ovviamente, ma non ce lo dobbiamo mettere come obiettivo perché sennò non accade. Ecco, il cervello umano è strano, però bisogna averlo come obiettivo, ma non come obiettivo. È carina questa, però. Siamo un pasticcio incredibile di cose. È Allora, miracoloso che riusciamo a funzionare, è miracoloso. verissimo. Allora, Luca invece ci dice che è il marito della nostra fisioterapista. Luca ci dice: tenere acceso il focolare sarà stata una funzione anche sociale, qualcuno doveva pur stare sveglio. È carina Assolutamente sì. questa cosa, sì, è carina molto. Assolutamente sì, certamente. E la capacità dell'essere umano di sacrificare l'individuo per la collettività, certo. Ed è anche bello, no? Che per tenere accesa una luce io non possa spegnere la mia, in qualche modo. No? Quindi assolutamente sì. Fa parte di noi anche il non dormire, possiamo permettercelo, a patto che ci prendiamo cura sia del momento in cui non dormiamo,
sia della giornata che segue a una notte in cui non abbiamo riposato, perché il corpicino nostro e la nostra mente non hanno tutte le risorse che dovrebbero avere per affrontare tutto quello che magari ci siamo preposti. Quindi mi raccomando, la cosa fondamentale che ci portiamo a casa oggi è, oltre all'ascolto di noi, che ve lo ripetiamo ormai a random, e quindi ma giornale dite sempre le stesse cose, sì, perché l'ascolto di noi è importante, ma, già detto, anche agire con amore per il bene, quindi agire bene per il bene. Mi raccomando, soprattutto con un tema delicatuccio, abbiamo detto come questo. E Assolutamente sì. come raccontava Elena, c'è una persona che mi ha detto: a furia di sentire le rubriche sull'insonnia, mi è venuta un po' di agitazione. Succede? Può succedere? Certo, perché quella robina lì che abbiamo qua dentro la prende dalla realtà un pezzettino, perché tutti quanti non riesce a metterli insieme, e poi su questo pezzettino prende l'uncinetto e ricama, ricama, ricama. Ok, anche lì non è grave, è solo la nostra mente, che insomma, che fa il suo lavoro. Ricordiamoci che anche se noi alla mente diamo, proprio a livello di società, perché mica tutte le società fanno come noi, ma diciamo che le società industrializzate, occidentali, eccetera, hanno dato il predominio alla mente, alla razionalità, che va benissimo, per carità, però bisogna comunque sempre ricordarci che non è uno strumento perfetto. Okay, che va ancora molto affinato. Quindi ricordiamoci che appunto la nostra mente funziona così, ma non è l'unica parte di noi, e anche se noi le diamo il dominio, non ce l'ha. E la prova del fatto che non ce l'ha viene dal fatto che poi la vita ci manda delle cose che ci sorprendono, la vita ci porta dei cambiamenti che non avevamo previsto. Che la Ma nostra mente non era in grado di, non è stata in grado di prevedere, che poi quando ci troviamo in mezzo alle cose magari le approcciamo in un modo completamente diverso da quello che avevamo deciso e che quindi appunto anche se come dici tu il cricetino si è attivato sul fatto che parlare di insonnia mi fa pensare che potrei soffrirne anch'io, è solo sempre il solito cricetino. che oltre a correre sulla ruota, a quanto pare ricama anche, quindi Benissimo, benissimo. fa l'uncinetto e si fa i suoi castelli per aria di lanetta, quando in realtà sono solo un Sì, maglioncino e non è niente. sciarpe lunghe metri e metri Quindi stiamo tranquilli, lasciamo andare. Se quello che sentiamo può essere utile, si analizza. Se quello che sentiamo non è adatto a noi, si lascia andare e si attende il prossimo input che possa essere utile per noi. Quindi Esatto. respiriamo, mi E raccomando. se nel caso del compagno di Francesca, se non ho capito male, questa cosa crea un grosso malessere, sì, ci prendiamo cura dell'insonnia, però ci prendiamo cura di quel malessere lì. Cioè non vuol dire essere malati, non vuol dire essere deboli, non vuol dire non farcela da soli, anche perché vorrei dire a tutti che la sofferenza. Ho perso Elena, l'ho persa, è scomparsa. Sì, stavo pensando di andare in chiusura, ma non pensavo di andarci in questa maniera violenta. Spero di non essere io il problema. Ok, benissimo. Io vedo un'Elena. Allora, sì. Adesso ti faccio rientrare perché mi è venuto un colpo. Allora, 3, 2, 1 e dovresti essere live anche tu con me. Ok. Perché? Aiuto! Ok. Benissimo, ci siamo. C'è anche Ok. Bruno che fa le parole. Quindi, sofferenza psichica e il criceto ha fatto fa boom alla connessione. Vedi? Non voleva sentire. No, Esatto. volevo solo dire questo in chiusura, che la sofferenza psichica è tanto più acuta. Scusate, mi vorrei non in cuffia, ma il ritorno della mia voce è un casino. È tanto più acuta quanto più l'intelletto è capace, ha risorse, ok?
Quindi non vuol dire essere deboli, incapaci, non abbastanza intelligenti, non abbastanza forti, anzi, è proprio una sintomatologia legata a questo, ok? Quindi non abbiamo paura di chiedere aiuto. Poi l'aiuto è come quello dei farmaci, è temporaneo, non è necessario che uno, se chiede aiuto, poi dovrà averne bisogno per tutta la sua vita. Quindi forse al marito di Francesca direi anche di prendere questo spunto di riflessione per lui, ecco. E preparare a questo punto il nido e farsi il nido insieme, che potrebbe essere una cosa Certo. Te bella, potrebbe essere lo veramente una diranno roba. tra di loro. Cosa potrebbe Esatto. piacere. Quindi, allora, intanto Francesca ti ringrazia, ha messo uno specchio di commentini, ok, anche Cinzia, grazie mille dei consigli e anche Sasha, grazie mille. Grazie Quindi, diciamo che tanti altri spunti, con un Bruno agitato, ma ce l'ha coi pecoroni, perché abbiamo i pecoroni nel pratone qua davanti, e quindi i pecoroni che credono che lui sia un cane da pastore vero, e quindi quando lo vedono che abbaia si spaventano, in realtà lui è solo curioso e basta. Quindi mi raccomando, gli spunti di oggi io vi consiglio, come sempre, di valutarli per voi, di ascoltarvi e di capire se quando li testo sono uno strumento utile, sono magari ancora un paletto in più e quindi magari li lascio da parte, mi ascolto, ascolto il mio cuoricino, quello che mi dice, anche quanto batte, perché io sto anche cercando di capire quello, a seconda di lui come reagisce. Cerco anche un po' di capire il mio corpicino cosa produce in quel momento e accettiamo anche una poca facilità di addormentarsi del sonno come una condizione che possa essere momentanea o meno, però che è proprio nostra da capire per noi e da sentire per noi. Quindi ringrazio tantissimo Elena, grazie mille come Grazie a sempre. voi. Grazie. Se avete dubbi, perplessità, incertezze, domandone, casi specifici, mi raccomando, e questa è l'occasione di approfittarne, perché ci lamentiamo sempre, nessuno mi ascolta, nessuno. Qui vi ascoltiamo. Dovete solo aiutarci a capire, perché la telepatia, ahimè, non è tra le facoltà del dojo, ok? Quindi mi raccomando, aiutateci ad aiutarvi e a capire come potervi dare degli strumentini, magari in più, tra cui poi scegliere. Quindi cassetta degli attrezzi, apro, ficco il nasino dentro e vedo cosa mi serve oggi. Mi raccomando. Grazie ancora, Elena. Grazie a voi e buone giornate. Grazie a te. Ti tolgo, ti chiamo dopo perché così ti tolgo il rimbombo dell'audio. Ciao Elena. Ciao. Allora, vediamo se i tastini mi rispondono. Sì, mi rispondo con tutta calma perché la connessione è quella che è. Quindi, mi sa che è anche la connessione che ci fa gli scherzetti. Ok, ci proviamo. Ok, benissimo. Adesso dovrei ritornare io con molta pazienza e molta calma. Benissimo, a tutto schermo. Allora, anche oggi abbiamo detto un sacco di spunti positivi, positivi, mi raccomando. Stiamo cercando di capire insieme come dormire meglio, come stare meglio con noi e come magari avere qualche spunto pratico in più per ascoltarci e ascoltare quello che il corpo e la mente ci dicono. Quindi prendiamo tutti gli strumenti che il dojo ci sta dando con le rubriche, cerchiamo anche di condividerlo con le persone care. Quindi il consiglio è anche, potete fare la domanda per voi o per altri, potete anche condividere il contenuto che sia su Facebook, questa sera tra pochissimo verrà anche pubblicato su YouTube, quindi potete anche condividere il link con chi ne ha bisogno. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi. Abbiamo, giuro, cercato di essere più sintetiche possibili, però sapete che quando l'argomento è interessante ci piace darvi strumenti in più. Quindi io vi metterò poi qua sopra, come al solito, tutti gli spuntini scritti in maniera che vado a cercarmi ciò che mi interessa. Vi mando un super mega bacione. Non ci vediamo domani, ci vediamo mercoledì.
Quindi ci vediamo mercoledì con la nostra nutrizionista per continuare un mega argomentone. In realtà abbiamo scelto di non parlare di vitamine, di spostare l'appuntamento delle vitamine alla prossima settimana, di parlare di digiuno, che era stata, anzi, sono state, perché più di una, le domande interessanti sul digiuno, e siccome una è legata al periodo del Ramadan, e il periodo del Ramadan siamo a più della metà, abbiamo deciso di dargli un po' precedenza rispetto al calendario sulle vitamine. Quindi mi raccomando, la settimana dell'insonnia, quindi del capire come faccio a dormire bene, si è conclusa. Vi abbiamo dato mille, mila spunti. Quello che possiamo fare, se vi fa piacere, e siccome è spuntato fuori l'argomentino, ma dovete dirmelo qui nei commenti, e se volete magari una puntata di Sasha esclusivamente sugli oli essenziali e la nanna buona, la nanna bella, ok? Però fatemelo sapere così io e Sasha sappiamo se investire questo tempo per un argomento che anche a voi interessa, ok? Quindi mi raccomando, fatemelo sapere. Ciao Valentina, buongiorno. Fatemi sapere se volete un appuntamento esclusivo della nostra naturopata con oli essenziali e aiutarci un po' a dormire bene. Un bacione grandissimo, buona serata. Con le dirette torniamo mercoledì alle ore 15 con l'1x30, il nostro minuto di allenamento quotidiano. Torniamo domani alle 10:30. Condividete le rubriche, aiutateci a lavorare sempre meglio e a condividere il benessere sempre di più.